La quinta giornata di Serie 1 maschile ha riservato risultati secondo pronostico e per la maggior parte piuttosto netti. I campioni d'Italia della Puania Carrara ospitavano il fanalino di coda Norbello Comuni del Guilcer. Davanti al pubblico di casa, i ragazzi guidati in panchina da Claudio Volpi non hanno steccato nulla. 4-0 tondo tondo con soli due set concessi in quattro singolari. Ad aprire le danze, Jan Zibrat, giovane sloveno, che non ha concesso parziali all'esperto italo-russo Maxim Kuznetsov, portandosi a casa il derby tra mancini con divari netti e curiosamente identici, un triplo 11-5 che ha instradato il match verso un epilogo che sembrava scritto sin dai primi scambi. Dopodiché è toccato ad uno dei maggiori talenti della Serie A di quest'anno, il bielorusso Kanin, mettere una seconda netta razione di fieno in cascina. Di fronte a lui il nigeriano Motayo, lo scorso anno in forza alla Marcozzi Cagliari, da quest'anno passato sull'altra sponda del tennistavolo sardo. 3-0 per il giovane toscano e anche stavolta con parziali che non lasciano spazi ad equivoci tecnici, 11-3, 11-4 e 11-7. Aspettavo un po' una partita un po' più tirata, quella di Kanin con il loro straniero Motayo, però il mio compagno sta giocando veramente bene questo periodo, quindi in questo momento è un gran momento di forma, quindi sono contento. Per gli ospiti un sussulto d'orgoglio ha provato a mettercelo Catalin Negrila, strappando con le unghie i primi due set a Romualdo Manna nel terzo singolare. Ero partito concentrato e tutto, il primo set ero sempre in vantaggio, ho perso il primo e poi la partita si è fatta subito in salita. E poi ho perso anche il secondo set e allora ero ancora più in salita. Poi l'atleta dei toscani si è ricordato del suo meritato nomignolo, il guerriero, e ha letteralmente sistemato le cose, aggiudicandosi i tre parziali successivi. Poi per fortuna ho ritrovato il punto della situazione, sono rientrato in partita e per fortuna alla fine ho vinto, diciamo. Ho fatto una buona partita, ma non sufficiente per vincere. E Catalin alla fine si è dimostrato veramente un giocatore ostico, che se può trovare la chiave della partita va per quella strada lì ed è difficile che sbaglia comunque. Un gioco di esperienza che dà tanto fastidio con questa gomma di rovescio, alterna tanti colpi, è molto astuto nell'organizzare il gioco. Io ho provato di fare il meglio ma non è stato abbastanza. Cercherò di batterlo la prossima volta, così andiamo uno pari. Senza storia il match che ha opposto ancora Kanin a Kuznetsov, un altro 3-0 dai parziali netti che manda in archivio il confronto tra due squadre con ambizioni dichiaratamente diverse. Noi siamo venuti per fare una bella partita, ma contro l'esperienza di Romualdo Manna e la forza di Kanin e Zibrat c'è stato poco da fare. La partita tutto sommato partivamo favoriti, visto che a loro mancava comunque un giocatore comunque forte, Ciocas. Qualche chilometro più a nord di Carrara, al centro Bonacossa di Milano, si è disputata la partita più combattuta della giornata, il 4-2 con cui la O Milano Sport si è sbarazzato dell'Omellino Cipolla Rossa di Breme, nella riproposizione dell'ultima semifinale scudetto, che ha visto di fronte le due lombarde. Per i meneghini anche la formazione schierata era la stessa, vista l'assenza del fuoriclasse russo Grigori Vlasov. Le sue veci le ha fatte ottimamente Leonardo Mutti, tornando il condottiero che tutti aspettavano sotto la Madonnina, 3-0 a Roberto Negro e 3-1 a Viktor Yefimov. Gli altri due sigilli sono stati opera di suo fratello Matteo su Gleb Shamruk e del cinese Guo Ze ancora su Negro. Per i vigevanesi, assegno Yefimov su Matteo Mutti e un sorprendente Shamruk contro pronostico su Guo Ze. Avrebbe potuto essere più tirata la partita che opponeva la Top Spin Messina alla 4 Verzuolo.
Tuttavia, i piemontesi si sono presentati in Sicilia privi del proprio gioiello ucraino Zmudenko, sebbene abbiano ritrovato Alessandro Baciocchi sulla via del recupero da un infortunio. Il 4-0 a favore dei siciliani è stato cinico e immacolato, senza neppure un set a macchiarne il ruolino di marcia. Con doppiette di Marco Re su Baciocchi e Daniele Pinto e i punti di Jordi Piccolin, ancora su Pinto, e di Damiano Seretti su Mattia Garello. Partita fotocopia anche quella disputatasi nella capitale, 4-0 del Kral Comune di Roma sulla Marcozzi Cagliari e singolari finiti tutti 3-0. Paolo Bisi si è sbarazzato dei giovani azzurri Gabriele Piciulin e John Oyebode. Federico Pavan ha regolato il nigeriano Kazem e il cinese Chen Shui-nan in apertura aveva avuto ragione ancora di Oyebode. In classifica il Milano Sport guida quota 10, davanti alla Puania Carrara a 8 e alla Topsin Messina a 6. A 4 Verzuolo e Kral Comune di Roma sono appaiate a 5, seguono l'Omellino a 3, Marcozzi Cagliari a 1 e il Tennistavolo Norbello Comuni del Wilcher a 0. Topsin Messina e Marcozzi Cagliari devono recuperare un match. Il campionato sosterà ora per un weekend per tornare con il sesto e penultimo turno del girone d'andata. I riflettori saranno puntati sulla sfida fra Topsin Messina e Apuania Carrara, mentre Milano Sport ospiterà il Kral Comune di Roma e l'Omellino riceverà il Norbello. Rinviata il 10 dicembre la gara fra la 4 Verzuolo e la Marcozzi Cagliari. La prossima partita giochiamo contro Messina, quindi sarà sicuramente una partita durissima, visto che anche loro stanno comunque facendo un ottimo campionato e sono comunque quattro giocatori tutti molto competitivi e quindi sarà sicuramente una partita difficile. Ma il nostro obiettivo sarebbe la salvezza. È molto difficile, un campionato equilibrato e molto forte, fortunatamente migliorato rispetto all'anno scorso. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio e speriamo di farcela fino alla fine del campionato. In campo femminile, invece, il prossimo concentramento sarà domenica 25 novembre ad Appiano e fra l'altro proporrà la sfida al vertice fra Castelgoffredo e Cortemaggiore. Sabato 24, invece, si recupererà la gara fra Eppan e Norbello Comuni del Wilcher. Oltre alla Serie A, per il tennistavolo italiano è stata una settimana intensa anche per l'attività internazionale. Protagonista assoluto, Nijagol Stoyanov, particolarmente ispirato all'Open d'Austria, dove ha superato tre round eliminatori arrendendosi soltanto al cinese Fan Zhendong, numero 1 del ranking internazionale. L'exploit dell'italiano, da anni nel campionato francese, solo due turni prima, dove ha regolato per 4-3, in una partita al cardiopalma, il coreano Yong Sik, numero 26 al mondo e in passato tra i primi 10. In questi giorni, Antonino Amato, Leonardo e Matteo Mutti, Gabriele Piciulin e Daniele Pinto in campo maschile e Chiara Colantoni, Jamila Laurenti e Giorgia Piccolin nel femminile sono a Minsk per disputare l'Open di Bielorussia. E martedì prossimo i due Mutti, Jordi Piccolin e Pinto, al Palatennistavolo Aldo De Santis di Terni, se la vedranno con Israele nelle qualificazioni ai campionati europei, che avranno la loro fase conclusiva nel 2019 a Nantes, in Francia.